ricominciamo a rullare carta. Questa è arte per te, arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per Te. Cosa avete capito? Ricomincia il killing su Arte per Te. Dal titolo l'avrete già capito. Oggi vi faccio vedere 10 modi semplicissimi. Semplicissimi sono 9. Uno è leggermente più impegnativo, ma 9 modelli sono proprio basici per fare i fiorellini in killing. Fiorellini che possono essere utilizzati in creazioni a tutto tondo oppure su semplici bigliettini. Decidete voi. Prima di passare al tutorial, permettetemi di ricordarvi che se non volete perdere nessun video di Arte per Te, io vi aspetto anche su Facebook, dove mandiamo 3 video, e dico 3 video al giorno, per ripassare il mondo creativo di Arte per Te. In più su Instagram anticipazioni, il mondo fotografico è visto attraverso i miei occhi. Insomma, c'è da divertirsi su Arte per Te su ogni social, quindi cercatemi, pennello bianco su fondo rosso, diffidatevi dalle imitazioni che voi mi segnalate, e di questo vi dico grazie, non vi preoccupate, possono nuocere poco ad Arte per Te, nel senso che dovete stare attenti voi, perché potrebbero nuocere a voi, in quanto ho visto essere pagine a scopo di lucro. Quindi dove c'è scopo di lucro, di solito Arte per Te non c'è, quindi state attenti. Basta, passiamo al tutorial, andiamo di là e andiamo a creare 10 piccoli fiori in killing. Ed ecco l'occorrente per creare i nostri 10 fiori in killing, l'attaccatutto o block, trovate il link nell'info box, pistola a caldo e relativa stecca. Delle strisce di carta colorate che potrete ricavarvi anche da dei semplicissimi fogli di carta colorati, e una formina per il killing. Queste sagome servono per creare dei cerchietti tutti uguali. Delle forbicine, una rotola carta, questo qui con questa apertura che incastra la carta, è un bulino con una punta piccola, il nostro cutter e ovviamente la base da taglio. Iniziamo subito. Iniziamo, prendiamo una striscia di carta, io ne ho una da 2 cm che dividerò a metà della sua larghezza, quindi a mezzo centimetro, presserò una linea con un bulino stretto. Prendo un paio di forbicine e sfrangio da uno dei margini sino al centro delineata. A questo punto prendiamo il ferro a ricciacarta, inserisco il lembo e comincio ad arrotolare. Con un punto di colla sporco la fine del mio fiore e lascio un attimino così pressato ad asciugare. Con la punta della ricciacarta allargo la corolla del mio fiore e voilà, il garofano è pronto. Non è bellissimo? Mettiamolo da parte e passiamo al girasole. Per il girasole ci occorrerà una striscia di carta tagliuzzata esattamente come abbiamo tagliato il nostro garofano, più una strisciolina di carta marrone. Tagliata una strisciolina da mezzo centimetro, i primi 8 centimetri li sfrangio, anche se questa sfrangiatura non sarà evidentissima. Ok? E della seconda parte toglierò una strisciolina sottilissima, un millimetro. Non prendo neanche le misure, perché anche se questo millimetro sarà irregolare, andrà bene lo stesso. Comincio ad arrotolare dalla parte più piccola e alla fine unisco con un punto di colla. Creato il centro del mio girasole, sporco con un puntino di colla e unisco la carta gialla e arrotolo. Faccio fare 3 giri, 2-3 giri intorno al marrone e taglio. Quindi con un punto di colla unisco e voilà,
a questo punto allargo la corolla del mio girasole. Spingo in basso la parte centrale e voilà, il girasole è bello che è pronto. Secondo fiore fatto. Procediamo ora con la rosa. Per quanto concerne la rosa, dobbiamo prendere una strisciolina di carta, io l'ho presa della lunghezza di mezzo centimetro, della larghezza di mezzo centimetro, quindi girare 2-3 volte, voilà, ed estrarre il ferro. A questo punto bisogna piegare, vedete, fare una piega e il lembo deve venire verticale al rotolino già fatto, ok? E arrotolarlo sopra, quindi fare una piega che faccia venire orizzontale, vi avvicino. Allora, siamo così, abbiamo fatto rotolino verticale davanti a voi, piego la carta, faccio in modo che il lembo inferiore sia parallelo al lato del rotolino, così, e arrotolo sopra il lembo. Arrivati a questo punto, porto in giù la carta e giro così e arrotolo, voilà. Quindi ritorno su così e arrotolo, porto in giù la carta, faccio un angolino e vedete, faccio questa, mi lascio la carta obliqua sulla mia sinistra così e arrotolo, porto su sempre in verticale, giro, faccio scendere e arrotolo, porto su in verticale, giro, faccio scendere e arrotolo, porto su in verticale, giro, faccio scendere e arrotolo, porto su in verticale, giro, faccio scendere e arrotolo. A questo punto do un bacio a Poti, quindi senza muovere prendo un punto di colla a caldo e blocco tutti i miei giri, voilà, ho esagerato, elimino l'eccesso di colla a caldo prima di ustionarmi, ecco, e chiudo così. Quindi una volta che il fiorellino è bloccato taglio il margine, questa è difficilotta, lo capisco, però guardate poi cosa ne viene fuori, un bocciolo di rosa bellissimo, non è bellissimo? A questo punto dobbiamo fare una rosellina più semplice, la facciamo rossa con un cerchietto che non è per forza deve essere di forma regolare, tagliamo una spirale dal cerchio, ricaviamo una spirale. Prendiamo il nostro arricciacarta, inseriamo il lembo esterno ben in alto e iniziamo ad arrotolare la carta. Voilà! Arrivati a questo punto, tenendo sempre la parte superiore e la parte inferiore, tiriamo fuori la nostra rosellina.
un micro punto di colla a caldo sulla base che si è venuta a creare, poca poca e non bruciatevi, e poggiamo questa base sul fondo della rosellina che faremo dischiudere. Voilà! E la rosellina è bella e pronta. Quale vi piace di più? Si prestano per cose diverse, questa va più bene per i bouquet, questa invece magari per le composizioni in piano. Comunque decidete voi. Per fare una margheritina ci occorrerà una striscia gialla per il centro e 5 striscioline da 12 cm per 5-6 per i petalini. Allora, ci occorrerà per la prima volta anche il misuratore dei rotolini, perché i petali dovranno essere tutti uguali, quindi ci interessa proprio che i petalini siano da 4 mm, se no il fiore diventa troppo grande. Allora, prendiamo il ferro e facciamo 5 giri. 1, 2, 3, 4, 5. Va bene così. Tiriamo fuori il rotolino, chiudiamolo bene, posizioniamolo nel suo vano, così. Ok? Prendiamo un puntino di colla e appiccichiamo. Perfetto, facciamo un po' di rotolini da 4 mm. Adesso prendo la cartina gialla e faccio un cerchietto. Ok, abbiamo un centro e 6 rotolini bianchi. Quindi cosa faccio? I rotolini bianchi li schiaccio al centro, così, 1, tac, 2, che fossero della stessa dimensione, era necessario per far sì che i petali venissero tutti della stessa altezza. Adesso, colla a caldo, do un puntino di colla a caldo e inserisco un petalo, 1, 2. Preparo altri petalini e anche la margheritina è bella e pronta. Per fare questo ci servono delle striscette lilla e farò dei 3 cerchietti, uno con diametro 6 mm, uno 7 e uno 8. Quindi arrotolo i cerchietti. A questo punto prendiamo i 3 rotolini e il lavoro che dobbiamo fare è schiaccio un'estremità, così, voilà, e poi tenendo schiacciato rientro il centro dell'altro, del lato che rimane concavo, creando questa sorta di cuoricino, ok? 1, poi schiaccio un'estremità, così, verrà punta da una parte e tondo dall'altro, e rientro tenendo quella punta ben schiacciato la parte tonda, voilà. 2, idem, quindi schiaccio da una parte e rientro dall'altra. Più piccolo sarà, più difficile verrà pressare la carta, è normale. Dopodiché su
sulla punta del cuoricino intermedio metto un filo di colla a caldo e lo faccio incastrare sulla parte a V del cuoricino precedente e schiaccio. Idem faccio col cuoricino piccolo, che farò incastrare sul cuoricino più grande, creando così la lavanda. Poi qui si mette il gambo e il gioco è fatto. Potete proseguire per fare le diverse altezze della lavanda. Procediamo anche con fiorellini un po' più basici adesso. Dice: come, alla fine ci fai i quelli basici? Lo sapete, io sono fatta così. Allora, prima le cose difficili, in modo che le cose facili poi vengano facilissime. Prendiamo un giallo e un arancio, per esempio. Prendiamo un pochino di giallo e uniamo la striscetta gialla alla striscetta arancione. Prendiamo la riccia spiccia e arrotoliamo. Chiudiamo. E anche questo, insieme a tanti altri, può diventare un bellissimo fiorellino. Potete farlo o così, o dare una forma più copputa mandando verso il basso la parte gialla e facendo rimanere in alto la parte più chiara a mo' di piccolo tulipano. Io lo uso sia così che invece anche totalmente schiacciato. È bellino in entrambi i modi. Facciamo un girellino piccolo e giallo. Per fare i rotolini tutti uguali, tagliate la carta tutta alla stessa lunghezza, quindi fate delle striscine di carta tutte lunghe in egual maniera. A questo punto sporchiamo i petalini che abbiamo fatto con un punto di colla a caldo, facciamoli aderire. E anche quest'altro fiorellino è bello e pronto per far parte della nostra collezione. Adesso per fare questo fiorellino ci occorrerà un centro, che farò in questo caso arancione, non bianco ma arancione, e i petalini che invece farò gialli. Per i petalini non so se ne occorreranno 6 o 8, dipenderà dalla larghezza del mio centro. Cercherò di rimanere piccolina, ma sapete com'è, mi piace arrotolare. Con 6 di queste striscette da 10 cm faccio i miei petalini, arrotolo, 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 quindi punto di colla e chiudo. Il petalo lo farò semplicemente stringendo l'apice della gocciolina del rollino che ho creato, facendo venire fuori una gocciolina. Farò quindi 6 di questi petalini e adesso uniamo il centrale con i petali che abbiamo creato, alternando il colore dei petali, perché io l'ho fatti di 2 colori. E anche questo fiorellino è pronto. Come ultimo ho lasciato il tulipano. Per il tulipano prendiamo una cartina e dividiamola in 3 parti uguali e facciamo 3 rotolini da 7. Molti fanno le rose anche così, ve lo segnalo, cioè dei rollini un po' smollati e fanno semplicemente la rosa, magari mettendo 2 carte di colori un pochettino differenti. Questo è un 11° modello fuori concorso, diciamo così. Prendiamo il centro e tiriamolo in basso e chiudiamo a goccia. Prendere uno dei 3 rotolini
è tagliarlo a metà nel senso della sua lunghezza. Ora vi faccio vedere. Ok, li abbiamo divisi, li rincolliamo perché si sono staccati, voilà. E a questo punto schiacciamo forte i due spessi, poniamoli l'uno accanto all'altro unendoli nella parte bassa centrale, così. Nella parte superiore, punto di colla sul retro e poggiamo quello tagliato a metà. Allora, se va adagiato su un bigliettino, basta mettere solamente una delle due metà, così. Se invece lo volete a tutto tondo, metterete anche la metà mancante dall'altra parte. Bene, questi i miei 10 fiorellini. Se volete anche il tutorial sulle foglioline, fatemelo sapere. Se il killing non vi interessa, fatemelo sapere anche. Spero che questo video vi sia piaciuto. Vi lascio alle foto dei fiori e noi ci vediamo subito dopo. Ciao! Fiorellini sono anche abbastanza semplici, giusto la rosa è leggermente più complicata, ce n'è qualcuno più veloce, qualcuno un po' più arzigogolato, ma tutti fattibilissimi. Ora sta a voi applicarli in 100.000 creazioni. Io nel prossimo video vi farò vedere una creazione veramente veramente bellissima e vi insegnerò a fare un altro tipo di fiori e anche qualche fogliolina. Se poi volete un tutorial dedicato espressamente alle foglie, lasciatemelo scritto qui sotto e io in futuro, non tutti di seguito perché noi poi ci annoiamo, vi farò anche il tutorial sulle foglie. Fatemelo sapere. Intanto il prossimo video, una creazione veramente bellissima, vi lascerà di stucco. Bene ragazzi, che dire, se volete aiutare Arte per Te a crescere un po', condividete questo video, lasciate il vostro mi piace se vi è piaciuto e se volete aiutare il canale in maniera tangibile potete farlo tramite il pulsante PayPal che trovate sulla home page del canale. Grazie a tutti quelli che lo faranno, grazie lo stesso anche a coloro che non lo faranno anche solo per essermi stati ad ascoltare. Noi ci vediamo sempre qua per creative novità nel prossimo video. Da Ombretta ed Arte per Te è tutto, alla prossima volta, ciao!